La duchessa del Sussex ha parlato della lotta per sbarcare il lunario come aspirante attrice a Hollywood, discutendo dei suoi lavori passati nell'ultimo episodio del suo podcast, Archetype. In un episodio con l'obiettivo di abbattere lo stereotipo The Bimbo, Meghan Markle ha parlato delle proprie esperienze come attrice che cercava di ottenere la sua grande occasione. La duchessa del Sussex ha ricordato il suo tempo come ragazza della valigetta in Deal or No Deal a metà degli anni 90. Sebbene fosse grata per il lavoro, ha ammesso di sentirsi sottovalutata, dicendo che c'era un'idea molto tagliente su come dovrebbero essere le ragazze della valigetta e che si trattava solo di bellezza e non necessariamente di cervello. La duchessa, che non ha ottenuto il suo ruolo nel dramma legale di successo Suits fino al 2011, era inizialmente entusiasta di ricevere un lavoro che potesse pagare i miei conti. Avevo reddito. Facevo parte del sindacato. Avevo l'assicurazione sanitaria. È stato fantastico. Tuttavia, ha finito per lasciare lo spettacolo, aggiungendo che era grata per il lavoro ma non per come mi ha fatto sentire, il che non era intelligente. Ha continuato, non mi piaceva sentirmi costretta a essere tutta sguardi e poca sostanza. Ed è così che mi sentivo in quel momento, essere ridotto a questo specifico archetipo, riferendosi al bimbo. Ora, alcuni commentatori reali hanno elogiato la duchessa per la sua onestà e hanno affermato che le sue lotte come attrice la rendono più riconoscibile al grande pubblico. I presentatori del podcast Royally Us, Christine Ross e Christina Garibaldi, hanno discusso dell'ultimo episodio di Archetype questa settimana, menzionando le esperienze di Meghan come ragazza in valigetta e sottolineando il viaggio che ha fatto per arrivare dove è oggi.